Buongiorno bellezza, oggi sono felicissima perché sono in viaggio, cioè adesso usciamo e andiamo all'aeroporto. Devo passare prima da Zara a ritirare un top che ho ordinato online, è arrivato ieri sera, giusto in tempo per ritirarlo stamattina e da lì vado a prendere il mio coach e ce ne andiamo all'aeroporto perché scendo in Italia. Domani è domenica, oggi è sabato, quindi sto solo domani. Infatti ho solo il mio backpack, solo lo zaino, di solito ho la valigia, tutto. Ho messo tutto nella valigia piccola, era praticamente vuota ed era abbastanza pericoloso avendo il computer perché poteva sbattere a destra e a sinistra, quindi ho messo tutto nello zaino, super comodo e ho una cerimonia domani, quindi ho portato giusto le cose che mi servono domani, il top appunto lo devo mettere domani, è arrivato giusto in tempo. L'ho visto solo online, spero che vada bene perché nei negozi era esaurito. L'altro top che avevo fatto vedere in un altro vlog, quello grigio non l'ho trovato più neanche online nella taglia S. Questo qui in realtà mi piace anche di più perché, dato che è una cerimonia, volevo qualcosa che non fosse bretelline ma che fosse, che avesse un po' più di coprenza. Infatti questo qui copre, da uno scollo più elegante secondo me. Quindi ci sta tutto. L'outfit di oggi super semplice, ho trench, questa camicia lunga presi da Mango quando ero ancora a Londra, top. E sì, parliamo del fatto che sono super rossa perché ho fatto la lampada ieri, che sono andata a fare anche le nuove unghie. Vedete che belle, le ho tagliate alla mia lunghezza naturale adesso. Sono un bel colore nude, mi piace molto nude, però primaverile. Quindi nada, ragazze, ce ne andiamo e niente, sono contenta! Oggi è una splendida giornata, ragazze, sono quasi arrivata da Zara, dietro di me c'è Benetton, qui mi piacerebbe comprare qualcosa di estivo, qualche lino, qualche cotone, dietro di me c'è Stephen's Green Park, che è un parco meraviglioso, magari poi vi ci porto qualche volta. E proprio dall'altro lato del parco poi vado a prendere il coach per andare all'aeroporto. Qui tra l'altro c'è anche Caffè Nero, che è uno dei miei posti preferiti dove prendere il caffè perché lo fanno forte. Appena arrivata a casa mia in Italia e tra l'altro mia mamma ha cambiato la mia camera, ha fatto tutto bianco, grigio e nero e insomma era una cosa che avevamo già iniziato quando io abitavo ancora qua e lei poi l'ha voluta finire, quindi voglio magari farvi un room tour. Ovviamente io non vivo più qua, però magari può essere un'idea per... E prima che mia mamma iniziasse ad urlare al telefono, no, vabbè, non urla ovviamente il suo tono di voce. Vi stavo dicendo, voglio farvi un room tour perché magari può essere utile per voi. Voglio venire nel video. No, no. Saluta. Stupendo il completo, bello, favoloso. Si vergogna mia mamma, prima o poi ve la faccio vedere, ve la faccio conoscere. E comunque dicevo, magari dato che è tutto grigio, nero, no, nero sì, magari grigio scuro, grigio chiaro, bianco, e dato che sono cose che potete trovare facilmente all'IKEA, eccetera, magari vi posso fare un room tour perché vi può essere di ispirazione se cercate una camera negli stessi colori. Dopo mi sa che lo faccio, adesso voglio mangiare, mia mamma mi ha preparato tante cose buone italiane, tipo lasagna, parmigiana, salsicce e patate. Voi mi direte, salsicce e patate lo puoi fare anche in Irlanda? No, perché non hanno le salsicce come le abbiamo noi in Italia. Le salsicce lì sono un po', sono quasi, non lo so, degli omogenizzati messi nella pelle del maiale, non so che caspita di pelle usano gli intestini forse, però non è proprio great. Però già sono qua e stavo preparando il mio outfit per la cerimonia di domani che adesso vi faccio vedere. Allora abbiamo tutto Zara, non è sponsorizzato da Zara. In realtà è un caso perché ho preso le tre cose in situazioni diverse e con scopi diversi e poi alla fine sono andate a capitare nello stesso outfit, tre cose che non ho mai indossato, tra l'altro, quindi
quale migliore occasione. Questo qua infatti l'avevo preso nei saldi invernali online e c'è ancora, quindi questi sono i colori. Ho fatto anche le unghie neutre, mi sa che ve l'ho fatto già vedere, e come vedete sono un po' un nude che va nel lilla, quindi ci sta proprio bene con questa palette di colori. Allora vi faccio vedere cosa mi ha preparato mia mamma. La lasagna classica tradizionale con solo la carne, giusto? E la mozzarella. Sì, sì, sì. Parmigiana di melanzane rossa. Poi abbiamo le patate al forno, la salsiccia al forno dolce. E poi questa è la cotoletta. Melanzana impanata. Melanzana impanata e fritta, giusto? A cotoletta. Quindi ragazze, tadan! Questi sono almeno piatti tradizionali dove io vivo, quindi sono molto 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 felice. Ho appena finito di fare lo shampoo, ragazze, parlo piano perché mi sto ancora dormendo. Capisci di essere invecchiata o cresciuta magari quando i tuoi genitori si svegliano per tardi. Comunque. E questa maschera qua, che è una delle nuove di Pupa, è quella l'oro colloidale ed è illuminante. E oggi voglio essere luminosa, quindi la proviamo insieme. Questa va applicata sul viso, va lasciata e poi è peel off, quindi la devo togliere. Mi darà molta soddisfazione, spero. Questa è la consistenza, tipo colla. Profuma tantissimo, però spero non mi irriti la pelle. Mi brucia un po' sulla pelle, spero non sia una reazione al profumo. Potrebbe essere, ragazze, potrebbe essere. Peel off in diretta. Fa male, ragazzi, fa malissimo. Oh, ma è normale che fa male. Ragazzi, ho rimosso la maschera, che più che maschera illuminante viso dovrebbero chiamare maschera depilatoria viso. Scusate per i capelli, ma devo fare. Non è stata una bellissima esperienza, non penso possa far bene alla pelle. Mi ha tirato veramente i peli dalla faccia, quindi non so se sono stata io a farla asciugare troppo. Però non vedo nemmeno l'effetto illuminante, è abbastanza opaca la pelle, ora non so quanto potete vedere in video. Quindi sinceramente non mi ha impressionato questa maschera, poi mi bruciava il viso quando l'ho applicata, sicuramente per l'alto contenuto di profumo, perché era molto profumata. Fatemi sapere, ragazzi, voi cosa pensate delle maschere peel off. Magari sono io che mi sono impressionata troppo, però mi ha tirato la faccia, mi ha tirato la pelle, troppo aggressiva secondo me, quindi... Non mi ha entusiasmato, devo dire la verità. Adesso metto la mia cremina, questa è sempre la solita, la Roche Posay. Ok bellezze, questa è la mia cameretta, vi avevo promesso il room tour, eccolo qua. Allora qui iniziamo da questa cosa qua, che è un po' una cozzaglia di cose. Quando abbiamo fatto camera non sappiamo dove metterci i miei, perché non ho fatto nulla. Qui c'è una parte della mia collezione di libri vintage, antichi eccetera, o semplicemente libri. Poi qui vabbè ci sono cose della laurea, quello l'ho fatto io, che è una replica su sughero di un quadro di Braque, il violinista, che è uno dei miei preferiti del cubismo. E poi questo è stato il mio primo giocattolo quando sono nata. Mi sono un po' di ricordi messi tutti insieme qua, bicchieri decorativi per il vino, per altre cose, insomma, perché mi piacciono molto. E qui c'è un casino, non vi faccio neanche vedere, perché ci sono 8 milioni di libri, cose della scuola, ricordi, cose vecchie, collezione delle Coca-Cola, tante tante cose. I libri continuano anche dietro, ci sono 3 file dietro queste, e mi piacerebbe portarli tutti quanti a Dublino, ma questa è la collezione di Una mamma per amica, solo fino alla terza stagione. Quando ero più piccolina ero fissata con questa serie. Quindi questa qui la trovate da Ikea, la potete prendere
lavorare anche senza la porta, quindi aperta, oppure con la porta potete un po' cambiare. Voi questa è semplice bianca, potete prendere qualsiasi altra porta o anta che ha IKEA disponibile, anche in vetro, insomma quello che volete. Questo però è un condizionatore là. Qui una mantovana molto molto semplice e poi la tenda così. Questa scrivania non so se c'è ancora l'IKEA, ma avranno qualcosa di simile. Questa l'ho presa quando ero all'università perché avevo bisogno di un tavolo da disegno su cui anche avere i libri e su cui avere anche il computer, quindi avevo bisogno di qualcosa di molto grande, e il vetro è stato l'ideale perché usando colori, disegnando, usando l'inchiostro eccetera, era facilissimo da pulire. Infatti come vedete è immacolato. Ha le gambe in metallo, le gambe le potete scegliere anche diverse. Questa sedia penso sia sempre dell'IKEA, in plastica bianca normale. E cosa vi posso far vedere più qua dietro? Relegata questa Alex Jewel Unit, che è classica di IKEA. Questa è la piccolina, e lì ci sono collezioni di DVD delle città del mondo. Una foto con mia nonna che non c'è più, della mia comunione. Guardate che carina che ero, cioè. E vabbè, i rossetti qui una volta erano pieni, poi mano a mano li ho portati con me. Poi da lì, vabbè, qui ho ancora qualche luce per i video. Ci sono altre dietro le tende qua, quando facevo i video in camera qui, cavalletti eccetera. Qui ci sono, c'è una cassettina, credo sia sempre di IKEA, questo è metallo, e qui c'è tutta la roba che usavo per disegnare, libri dell'università, ancora libri, documenti eccetera. E questo è l'angolo guardaroba. Questi due armadi, in particolare questa linea proprio di IKEA, non c'è più. Infatti io quando l'ho presi era in offerta, era tutto super scontato perché è stata sostituita dalla linea Brusali, che è molto simile, con questo legno effetto sbiancato. Ovviamente non è veramente legno sbiancato, però insomma ci accontentiamo, ed è bello perché è grigio perla, mi piace moltissimo, però è matto. E allora ci sono questi armadi piccoletti così, molto carini, a tre ante con lo specchio centrale, che è molto molto comodo perché poi non dovete comprare uno specchio a parte se appunto volete specchiarvi. Questo qui è lo specchio che vi avevo detto che trovate ancora da IKEA, molto carino. Questo costa pochissimo tra l'altro. Questa è una cassettiera sempre delle chiavi, linko quella simile della Brusali. Qui avevo tutto il make up, che adesso insomma è mezzo vuoto perché mi sto portando man mano a Dublino, ed è comodo perché c'ho quest'altro cassettino sopra. Poi altri cassetti sotto non ve li faccio vedere perché c'è biancheria e sciarpe lì sotto, cose a caso. E qui insomma, vabbè, mia mamma ha messo un po' di cose mie random, ma potete metterci qualsiasi cosa. E poi vabbè, qui c'è l'altro armadio, e qui c'è questo qua che lo trovate su Amazon. L'avevo preso quando studiavo moda sperando che mi sarebbe servito, in realtà la taglia è completamente sballata, le misure sono sballate, però per decorazione è carino, dall'età, dalla moda, da tante cose. Sotto anche piedi decorativi, vedete, sempre in legno, quindi è molto carino, però giusto per decorazione ragazzi, non ha nessun altro uso. Infatti in realtà mi è dispiaciuto perché volevo usarlo. Ci rimettiamo il suo cappello pellacchio e ci spostiamo verso il letto. Allora, questo letto è stato un po' un'avventura perché era un letto in ferro battuto classico che si richiamava ai colori di questo armadio qua, che non è mio, questo lo usa mia mamma e mio padre, insomma, perché gli serviva un armadio molto alto per mettere vestiti lunghi più eleganti per il cambio stagione eccetera. Quindi era abbinato esattamente a questo armadio, era di questo color crema che io non amo particolarmente, e lo amo in certe cose ma non in altre. C'erano tipo questi fiori praticamente anche qua, quindi adesso l'hanno fatto pitturare con la vernice spray, in realtà, quindi potete farlo anche voi, con questo color antracite qua leggermente metallizzato, che dà proprio quell'effetto di ferro battuto classico. Ed ecco qua, quindi qui sono spariti quei fiori. Volendo ci si può fare un'altra decorazione, ma sinceramente mi piace più semplice così. E questi erano due letti singoli perché all'inizio erano separati, poi li abbiamo attaccati, abbiamo fatto il matrimoniale. Poi il consiglio che vi do: se volete un letto in ferro battuto, compratelo più economico possibile, in qualsiasi colore lo trovate, perché spesso nei colori più strani li trovate in saldo. E poi con una semplice vernice spray, noi mi sa che abbiamo usato due bombolette a testa per i letti, vi mettete fuori in giardino, vi fate aiutare da qualcuno e via, vi fate il letto del colore che vi serve e avete un bellissimo letto decorativo spendendo anche poco. Quindi questo è il mio consiglio se cercate uno stile del genere. Qui sotto questo forziere meraviglioso che mi fu regalato ai miei 18 anni, fu il tema insomma della principessa che trova il tesoro dei pirati, quello fu il tema che le mie amiche scelsero, fu molto bello. E qui dentro ho tutti i miei ricordi, non lo apro da tanto, ma ci sono tutti i miei ricordi, tipo bigliettini d'auguri e altre cose, il mio portafoglio vecchio perché all'interno ci sono delle cose, degli scontrini che tengo per ricordo, insomma tanti ricordi che ho qui dentro, mi piace tenerlo qua così ai piedi del letto. E sotto là ho delle storage box
boxes di Ikea che vi linko, sono molto comode, anche se questa tipologia di letto non è proprio adatta, però come ho messo io la coperta che va più lunga non si notano. E questo è un semplice tappeto che ha preso mia mamma da qualche parte, che completa un po' il tutto, avendo il pavimento color carne, i dettagli così grigi, ci sta bene. Questo comodino che vi linkerò della linea Brusali, questo è molto comodo, apro senza farvi vedere, vabbè, c'è un casino, libri fondamentalmente, ho libri ovunque in questa camera. Questa è una lampada che c'è qua da quando ero piccolina, quindi non vi so dire dove è stata presa, ma verrà cambiata perché ormai non c'entra più nulla. E questo è un quadro di Marilyn Monroe che finalmente è qui in piedi, l'avete visto in qualche vecchio video fino all'anno scorso a terra perché non sapevamo dove metterlo. E questo è praticamente un cartone, infatti sta su con il patafix, e l'ho preso a Milano in un negozio random a Milano, per strada lo vidi e lo comprai. Quindi questa è la mia camera, tutto fondamentalmente di Ikea, 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 Amazon, letto random dove lo trovate che costa di meno, poi usate le bombolette, Ikea e Milano, negozio random. Spero di avervi dato qualche idea. Se appunto cercate, ah, questo lampadario l'ha comprato mia mamma random in qualche posto, molto carino, così sì, così giusto per dare un tocco particolare, ecco, alla stanza. Buongiorno bellezze, allora oggi ho fatto un trucco super super veloce, infatti sto pensando di farvi un video tipo trucco in 3 minuti senza fondotinta, ho messo solo un po' di correttore, rossetto, ho fatto niente sugli occhi, ho messo un po' di illuminante, ho fatto velocemente le sopracciglia, quella di cavallo perché devo fare lo shampoo, però se lo facevo stamattina non riuscivo a fare niente di tutte le cose che devo fare oggi. Sto usando questa camicia qua che ho da un po' di tempo di LK Bennett, che è un marchio inglese ed è molto leggerina, ho messo su questo giubinetto di Zara e ho dei pantaloni culotte con i mocassini. Ecco, adesso riuscite a vedermi bene, penso, anche se sono tutte nero, però mi dà un po' l'idea del look. Tra l'altro questi orecchini che sto indossando sono a forma di sole, li adoro, e questi mi sono stati regalati, sono in oro, mi sono stati regalati quando ero più piccolina, infatti l'ultima volta, avete visto il weekend scorso, sono scesa in Italia e ho deciso di portarmi su un po' tutto l'oro che avevo perché è arrivato il momento di indossarlo e non mi andava di tenerlo sempre chiuso nei cassetti, quindi ho deciso che è il momento di indossarlo. È il momento giusto per essere derubati. È il momento giusto per essere derubati, dice Luca. Sti cavoli, perché mi sono stancata delle cose cinesi che mi fanno le orecchie nere. Continuerò a metterle, ma non magari quando devo indossarle per tante ore. E niente bellezze, adesso usciamo, è una bellissima giornata. E cosa da fare? Devo andare da Zara a restituire un bel po' di cose, perché ieri sono andata da Zara alle 7:30 di sera. Aspetta, Luca riprende in giro. Vabbè, ho speso quasi 300 euro, ma perché già sapevo che volevo restituire tutto, infatti terrò un 60 euro di roba, perché erano le 7:30, quindi sono arrivata al negozio che stava per chiudere, chiudeva alle 8. Ho preso tutto quello che mi interessava, che volevo provare, sono andata nei camerini, una fila esagerata. Ho detto, beh, non ce la farò mai, quindi sono corsa alla cassa perché in quel momento non c'era nessuno a pagare. Ho pagato tutto, ho detto, mi provo le cose a casa e restituisco. Infatti, quasi tutto non mi andava bene, ma sapevo già. Quindi passiamo prima da Zara, restituisco queste cose, poi voglio andare da Massimo Dutti a provarmi dei pantaloni, ragazze. Amo Massimo Dutti, la qualità è top, 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 per il prezzo poi è fantastico. E poi non so se riesco a passare anche da Brow Thomas, volevo vedere un po' di prodotti tipo di swatch, di alcuni fondotinta che poi voglio ordinare su internet, ma giusto per capire le colorazioni, però sinceramente non penso ci riesco ad andare oggi, ma vediamo. E niente, voglio passare da un falegname perché voglio vedere un po' se è possibile creare una specie di scaffalatura in legno dove mettere il trucco, perché mi servono dei cassettini piccoli in legno e non li riesco a trovare, quindi voglio vedere insomma se è possibile farli e se insomma mi costa quanto mi costa, perché se è troppo non ne vale la pena. E mi fermo anche in un negozio vintage che adoro, magari faccio vedere delle cose che voglio prendere. Quindi detto ciò, usciamo. Ragazzi, ho messo su questi occhiali che ho dimenticato di farvi vedere prima. Questi sono Ray-Ban. E questi qui sono, erano un'edizione limitata degli anni 80. Ray-Ban Olympus, che ho trovato in una
in un negozio vintage e avevo in Italia da anni e li ho saliti l'ultima volta, sono molto contenta perché li amo. Secondo me con questo outfit sono abbastanza abbinati, che dite? Secondo me ci stanno bene. Appena uscita da Zara e mi è dispiaciuto tantissimo per la ragazza che ha dovuto praticamente riattaccare tutti i vari targhettini vicino alle cose che restituirono, veramente tante, però non mi aspettavo in realtà di restituire così tante cose, soprattutto i pantaloni, i jeans, mi piacevano molto, dei maglioncini, però poi li ho provati e non mi andavano bene, non mi calzavano bene. Se avessi avuto più tempo ieri, se non fosse stata la chiusura, li avrei provati ovviamente in negozio. Comunque adesso andiamo da Massimo Dutti. Come vedete mi piace molto questo color beige. Ho preso questo abito in maglia lungo, pantalone bianco che non è la mia taglia ma lo voglio provare per vedere se mi piace, a gamba larghissima, e pantalone beige sempre crop a culotte con la gamba larga, un po' meno larga del bianco. Come vedete sono trasparenti, ragazze. Mi dispiace perché sono molto belli. Entrata una mosca enorme che non riesce più ad uscire, quindi che fastidio. Comunque ragazzi, mi sto preparando per uscire, sto parlando a bassa voce perché Luca sta dormendo, poi vi spiego perché, e quindi adesso mi trucco e poi usciamo perché devo comprare delle scarpe, che adesso insomma fa un po' più caldo anche qui, quindi voglio prendere delle scarpe più estive e magari ci facciamo un giro per i negozi e vediamo cosa troviamo. Bellezze pronte, look super semplice, capelli alla cavolo. Sto pensando di schiarirli in realtà, vediamo un po'. Ciao ragazze, sono appena uscita di casa, sto indossando questa giacca che avevo mostrato in un video di saldi invernali, mi sa, sì, e ce n'è, ma però questa è una giacca molto leggera alla fine, quindi adesso va benissimo come giubinetto dato che
c'è un bel sole fuori. Sono molto molto felice. Luca stava dormendo perché lui è tornato dall'Italia stamattina. Io sono tornata il weekend scorso. Quando vi ho lasciato, forse, sì, l'ultima volta che ho parlato con voi ero ancora in Italia. Poi sono tornata a casa qui a Dublino lunedì sera. E quindi poi c'è stata tutta la mia settimana lavorativa. Oggi è sabato. Sto cercando di filmare nel weekend perché nella settimana comunque mi alzo presto, vado in palestra, poi vado al lavoro, poi torno a casa distrutta e non riesco mai a vloggare perché sostanzialmente sono sempre al lavoro. Quindi oggi comprare scarpe, infatti non vi faccio vedere come sono conciata con l'outfit completo perché giù ho delle scarpe Adidas che non c'entrano nulla con come sono vestita e ho veramente bisogno di comprare delle scarpe nuove per il lavoro soprattutto. Ora vediamo, ho visto qualcosa in pelle da Zara, purtroppo devo prendere qualcosa di qualità migliore perché sto avendo problemi con le scarpe sintetiche, anche se fosse per me pelle mai e poi mai. Infatti la limito proprio all'essenziale, tipo alle scarpe, perché purtroppo i miei piedi non vanno d'accordo con le cose sintetiche, mi danno un sacco di problemi e quindi voglio vedere di trovare soprattutto per il lavoro qualcosa di carino, di più estivo. Questo rumore del semaforo. Oggi è un sabato, quindi di solito è incasinata la mia zona perché è abbastanza centrale, però oggi, dato che qui sarà Bank Holiday, quindi lunedì che viene è festa e quindi un sacco di persone hanno preso il weekend e quindi praticamente mezzo Dublino è fuori in vacanza o in campagna. È molto piacevole camminare perché appunto non è incasinata. Ho 4 minuti ragazze, meglio anche per voi così non vi annoio più di tanto. Volevo aggiornarvi, è passato qualche giorno rispetto alla clip precedente, sono tornata poco fa da lavoro, quindi se sono un po' stanca per quello. Alla fine non vi ho più aggiornato perché quando ho avuto più tempo ero uscita per comprare delle scarpe da Zara. Non c'erano, ragazzi, non c'era niente di quello che volevo io, però per fortuna mi sono comunque potuta provare dei mocassini e ho visto che la taglia giusta per me era il 41. Porca la miserina, mi è cresciuto un po' il piedino, spero non cresca più altrimenti dovrò comprare le scarpe da uomo. Comunque sia, questo vuol dire che le ordinerò online. Guardando online, già dovevo ordinare da Zara, mi sono fatto un giro anche su altri siti, che se Zara devo dire che come rapporto qualità-prezzo è il sito migliore per le scarpe in pelle. E su Topshop ne ho trovate due. Uno è un paio tipo a metà tra un sandalo e una scarpa, che è quello che vorrei io, perché in ufficio comunque non voglio il sandalo, non lo trovo, non lo so, non mi ci troverei ad avere proprio il piede scoperto, però ho bisogno di una scarpa un po' più aperta. Poi non fa proprio caldissimo in settimana, tipo oggi fa abbastanza freddo, nei weekend sta facendo più caldo, quindi comunque il sandalo non ci sta ancora e quindi quelli sarebbero perfetti. E poi ne ho preso e ne ho visto un altro paio a modello Mules, cioè che sono tipo a ciabattina. Quelli là li adoro follemente, li vorrei prendere. L'unico problema che ho io è che ho le caviglie abbastanza grosse sopra una macchinetta perché sto per finire il tempo, e quel tipo di scarpa lì a ciabattina me le mette in evidenza ancora di più. Quindi non lo so, vediamo. E niente ragazze, poi ovviamente qualsiasi cosa comprerò vi farò magari un video o ve le mostro nei vlog. Tra l'altro ho letto i vostri commenti sotto gli ultimi due video, il vlog e anche il video haul di abbigliamento, e siete state carinissime, grazie. In tanti mi avete detto di fare più video haul e di abbigliamento e vlog, cosa che mi ha sorpreso perché pensavo che preferiste i makeup tutorial, ma mi fa molto piacere perché non ho sempre tempo di filmare i makeup tutorials, anche se stanno arrivando ragazzi, stanno arrivando anche quelli. E mi sto concentrando su look un po' più naturali perché è quello che sto facendo al momento, però comunque anche nei look naturali veramente ci sono tante varianti. E poi io stessa non sto portando makeup tanto pesante, quindi mi sembrerebbe un po' di fingere a consigliarvi cose che magari non uso neanche, giusto per fare un tutorial più pesante, e preferisco concentrare l'attenzione su prodotti che effettivamente uso tutti i giorni.
comunque che uso in generale, e quindi farveli vedere all'opera. Spero che quindi i prossimi tutorial che arriveranno vi piaceranno. Mi avete chiesto di farvi vedere i miei outfit, arriverà anche questo video, saranno un po' leggermente primaverili, autunnali, ma saranno degli ottimi spunti comunque anche per delle variazioni estive, perché sono a Dublino e quindi ovviamente le temperature sono leggermente più basse. Per oggi per esempio ho questa camicina molto molto leggera sheer. Niente ragazzi, ho 0 minuti disponibili, quindi vi mando un mega bacio. Adesso vi metto ad editare subito questo vlog perché voglio che sia online per voi domani, non voglio farvi aspettare tanto. E ci becchiamo alla prossima, lasciatemi un bel like e iscrivetevi per non perdervi i prossimi video.